Programma offerto da Story Città, rivista d'altri tempi, nelle edicole dell'Ametino o in abbonamento. Dal 1992, la storia siamo noi. Ricordo che lei serva dell'ordinazione sacerdotale ricevuta per imposizione delle mani di Monsignor Moietta. E qui innanzitutto la ringrazio di avermi degnato di questa intervista, nel senso che possa dare qualche segno di gratitudine a Monsignor Moietta. Anzitutto questo, più che dare dei dati, anche perché lei già conosce parecchi di questi dati sulla sua persone sulla sua opera. Qui siamo nella parrocchia del Redentore, che è stata consacrata da Monsignor Rimedio nel dicembre 2001, però l'evangelizzazione della zona l'avevamo già cominciata 10 anni prima, circa nel febbraio 1992, e non per nulla questa evangelizzazione risponde allo spirito che ho ricevuto da Monsignor Moietta, spirito tipicamente missionario, come le dirò in seguito. Bene, mi chiede se 56 anni fa, perché sono passati ben 56 anni, precisamente il 26 giugno 1962, ricevendo lo Spirito Santo dell'ordinazione attraverso le mani, il segno delle mani e la imposizione delle mani di Monsignor Moietta, io abbia avvertito soggettivamente un richiamo particolare, una spinta particolare, diciamo anche una missione particolare. Le rispondo subito sì, però quello che è importante è capire le ragioni che sono nel contesto che stavamo vivendo. Ecco, già il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annunciava il Concilio Vaticano II. Quando Monsignor Moietta fu eletto nel gennaio 1961, consacrato nel marzo 1961, fece l'entrata nell'aprile del 1961, e noi che eravamo teologi nel seminario di Catanzaro abbiamo avuto la possibilità già in qualche modo di conoscerlo. Io ho avuto circa un anno e mezzo per sentire di lui, verificare il suo tipo di personalità. Ebbene, Monsignor Moietta rispondeva pienamente alle attese e alle prospettive del Concilio Vaticano II, che aveva, lei lo ricorderà bene, aveva per tema la Chiesa nel mondo contemporaneo, la pastorale della Chiesa rispetto a un mondo totalmente cambiato. Non per nulla il fulcro è stato poi la Gaudium et Spes, no? Paolo VI insistette molto sulla Chiesa, coscienza di Chiesa all'interno e quindi all'esterno. Sicché gli ultimi miei 3 anni di formazione teologica hanno coinciso precisamente con questa preparazione del Concilio e per metà con la presenza di Monsignor Moietta. Non solo, una volta ordinato da lui, i miei primi 3 anni hanno coinciso con l'attualizzazione del Concilio Vaticano II dal
ottobre 1962 all'Immacolata del 1965. E capirà che per me è stato un grande dono poter vivere con Monsignor Moietta sia la preparazione sia i primi anni del sacerdozio in spirito e stile conciliare. Ecco, in modo particolare il rinnovamento della Chiesa stava avvenendo in quel periodo sulla base di un ripensamento degli studi, soprattutto a tre livelli: il livello biblico, il livello patristico e il livello liturgico. Questi studi diedero una molla di fondamento a questo rinnovamento, cioè non fu solo un rinnovamento di prassi, di stile, fu anche un rinnovamento con fondamento teologico, soprattutto nella parola di Dio. E Monsignor Moietta aveva improntato precisamente la sua pastorale tutta sulla parola di Dio. Ecco, lui che era direttore spirituale nel seminario. Allora, diciamo così, che per me ha costituito, come l'ha costituito d'altra parte per Monsignor Giuseppe Mazzotta e Monsignor Enzo Puglia, ordinati l'anno precedente, il 29 giugno, ha costituito per me, ecco direi, una fiducia grande, cioè la fiducia che noi giovani presbiteri, che stavamo crescendo con questo spirito di rinnovamento e ci sentivamo anche responsabilizzati per questo rinnovamento, eravamo i primi depositari di questa responsabilità, io in lui ho trovato la fiducia, la certezza di essere non solo capito per le vie di questo rinnovamento, ma anche guidato, autorevolmente guidato, anche perché lui con i due suoi gruppi, il gruppo missionario sacerdotale fondato nel 1950 e affidato alla Madonna di Crea, il santuario di Crea, e il gruppo femminile, no, di consacrate femminili laiche secolari, istituito il 1956, aveva già vissuto questo nuovo stile conciliare di apertura, di comunicazione diretta, di corresponsabilità del popolo di Dio, no? E quindi era una gioia grande per noi. Dopo la consacrazione, ricordo un particolare, siamo andati a pranzo, mi fu regalato il pranzo della diocesi precisamente nella casa di San Tarcisio di Monsignor Maiolo, che allora era vicario generale. E durante il pranzo mi chiesero di dire due parole su come intendevo, vedevo il mio futuro sacerdotale. Conoscendo Monsignor Moietta, ho avuto il coraggio di dichiarare quello che aveva veramente nell'animo, quello che avevo avuto sempre nell'animo e che ho tuttora, cioè l'essere per gli ultimi e l'essere per i poveri in stile missionario. E fu forse per questo, perché quel giorno Monsignor Moietta mi sentì, ecco, non disse nulla lui, ma mi sentì che nel giro di pochi giorni mi sentì chiamato e inserito nel gruppo missionario sacerdotale che aveva qui lui a Lamezia con Don Carlo Grazzarola, Don Ettore Galbiati, le missionarie Carla Zorini e altre, no? E così via. E mi trovai sbattuto nel giro di un mese, no? A dover fare la patente, nel giro di un mese, la patente, e vedermi affidate quattro tipi di macchine che io non avevo mai guidato nella mia vita, una 1100 che era del vescovo precedente, una Renault 4, un Maggiolino Volkswagen e una 600 multipla. Ste frazioni, perché questo gruppo missionario andava nelle periferie, nelle zone più periferiche che voi già conoscete,
che non sono più oggi quelle di allora. Scinà e capizzaglie di allora, Sant'Eufemia Vetere e Gizzeria Lido, Acconia e San Pietro Lametino, le frazioni di Serrastretta, Angoli, Migliuso e Cancello, Gabella, le frazioni di San Biase, Acqua Fredda, Acqua d'Alzano e così via, le frazioni di Coring, Zecca e roba varia, non erano assolutamente quelle che sono oggi. Veramente erano zone che avevano bisogno di un risanamento non solo pastorale, ma anche umano, anche sociale. Ecco, e io mi trovai precisamente questo grande regalo di ricevere da questo gruppo maschile e femminile una esperienza, una ricchezza, no? Soprattutto ero stato messo a seguire il bolide Don Ettore Galbiati, da tutto conosciuto, il quale non stava mai fermo, ne inventava sempre una. Ecco, quando arrivavano i pacchi dall'Alta Italia per i poveri, subito ci metteva a distribuirli e così via. E prova ne sia che dopo la morte di Monsignor Moietta, lui se ne andò missionario in Argentina, ma lui già viveva qui a Lamezia lo spirito missionario. E quando lo sentì un giorno direttamente in Argentina, poi ci siamo rivisti perché lui è tornato, e gli dissi: ma tornate qui in Italia? No, mi disse, non solo non torno, ma voglio morire ed essere sepolto in Argentina. Ecco, questo le spiega perché non potevo non sentire qualcosa di particolare. Si intende che non siamo nell'ordine del valore aggiunto e che lo Spirito Santo non permette aggiunte. Però dal punto di vista di recezione soggettiva, di risonanza spirituale soggettiva, è chiaro che io non potevo non avere, ecco, un richiamo particolare. Quando seppe della malattia e come accolse questo grande calvario di sofferenza? Non riceveva più nessuno e dovetti ricorrere alla propria raccomandazione di affetto di Don Ettore, di Don Carlo, perché potessi salutarlo, e precisamente 2 o 3 giorni prima, adesso non ricordo con precisione, mi ricevette proprio per 5 minuti, non di più. Ecco, io ebbi un sussulto, perché lì capii che ricevevo una vita in eredità, una vita spirituale in eredità di cui mi dovevo sentire responsabile. E confesso che mi sono sempre sentito debitore di questa eredità missionaria, di questo spirito missionario che mi ha regalato anche col suo gruppo, e tant'è vero che quando ero a lavorare a Catanzaro, la domenica io sentivo il bisogno di andare in 2 frazioni con l'autorizzazione del Vescovo, si intende, Pratola e Sarrottino, e poi in seguito sono andato anche sempre di sabato a domenica nella parrocchia di Feroleto, dove ho trovato tante frazioni. C'erano tante frazioni che erano la mia cura preferita, ce ne stanno circa 7 frazioni a Feroleto Antico e così. E anche qui della parrocchia, la parrocchia è tipicamente estesa in un territorio di 25 metri quadrati, e la parrocchia si cura solo se ti sposti nelle diverse zone, nei diversi quartieri, altrimenti rendi solo dei servizi religiosi e basta. E quando seppe, quando apprese lei della malattia di Monsignor Moietta? In che circostanza? L'abbiamo appresa subito, perché lui cominciò ad avvertire i sintomi nel luglio 1962, quindi a ridosso della mia ordinazione, tanto che poté essere presente al concilio solo nell'ottobre 1962, nella prima sessione, e basta, poi non poté andare più. Furono dolori molto atroci. Monsignor Augello, chi è per lei
chi è stato e chi è per lei Monsignor Moietta? Ecco, io recepisco il per me e non nel senso di secondo me, perché io non mi sento di poter testimoniare la realtà oggettiva della persona e dell'opera di Monsignor Moietta. Questo lo possono fare le persone dei due suoi gruppi. Io sono felice di avere potuto leggere e rileggere una testimonianza che nel 46esimo della sua entrata in diocesi, una testimonianza rilasciò qui il segretario Monsignor Grattarola, e da lì si evince un quadro completo di chi è Monsignor Moietta, anche se in breve. Invece per me intendo quale regalo ha costituito per me. Ecco, le dico subito, il regalo di un autentico pastore evangelico, secondo lo spirito del Vangelo, che significa una cosa molto semplice. Oggi, quanto mai, visto che è il santo curato d'Ars, un pastore meraviglioso dato a noi come modello insieme ad altri, tipo giorno 1 Sant'Alfonso Maria dei Liguori e così via. Cioè un pastore autentico non per le grandi opere che presume di fare lui, ma in proporzione a quanto lascia che sia presente in lui Cristo e che operi Cristo secondo la sua volontà e le sue vie. Monsignor Moietta è stato uno che si è donato totalmente a Cristo perché Cristo continuasse a darsi, ecco, in lui. Ed è questa la ragione per cui, quando poi scoprì la sofferenza del tumore, l'imminenza della morte, ecco, disse una frase molto forte, che uno corre con Cristo se si lascia fermare da Cristo quando Cristo vuole. E se ora Cristo lo fermava, questo significava camminare con Cristo donando frutti positivi. Ecco. Non solo nello spirito di Cristo, ma anche un vero pastore della Chiesa all'altezza dei tempi, dei segni dei tempi, che le dico in breve, due battute, no? Pastore della Chiesa in quanto dona se stesso. Lui non confidava nei mezzi. Cioè, nonostante tutto l'attività veramente ricca, complessa, pastorale che lui aveva, i suoi mezzi erano sempre poveri. E noi confidavamo molto, come lui, nel rapporto diretto personale e nel dono alle persone. Monsignor Grattarola in quella testimonianza dice che la prima parola che lui disse in cattedrale fu questa: ve la dono la mia vita, ve la dono la mia vita. Capite? Secondo, un pastore della Chiesa che, oltre a dare se stesso, ecco, e opera con la Chiesa, popolo di Dio. Cioè, lui non si è mai sentito soggetto pastorale da solo, e nemmeno col suo gruppo. Lui si è sentito sempre soggetto pastorale con tutto il popolo di Dio, cioè la comunità, che poi con i vari ministeri è il vero soggetto della pastorale. D'altra parte, come ha fatto Gesù, che subito si è circondato dei 12, si è circondato dei 72 discepoli, e tra i discepoli c'erano anche le famose donne, Marta, Maria, Maria di Magdala, Salome. Questo modello ce lo ha dato Gesù stesso, no? Diciamo che c'è una ragione forte teologica. Se il messaggio cristiano che portiamo è l'amore fra di noi, la via non può essere che la comunione fra di noi, vedete? È chiaro. Non solo, poi, ultimo, pastore della Chiesa, non solo beneficiaria dei servizi religiosi, uno delle, diciamo, cancrene della vita di ogni giorno, no? Che si viene in Chiesa solo per ricevere dei servizi, magari delle grazie straordinarie,
è così. No, una chiesa invece missionaria essa stessa, nel senso che appena una persona riceve Cristo, subito sente il bisogno di donarlo, viene coinvolto anche se povero, all'altezza di come può, quello che può. Ecco, anche in questo Gesù è stato maestro, che lui non ha aspettato che chi lo seguiva fosse perfetto nella conoscenza del Vangelo, nella santità della vita, per poter portare il suo nome. Spesse volte immediatamente uno riceveva un miracolo, una grazia, subito parlava di lui come poteva, ecco. E poi, come lei sa, Papa Francesco ha detto che i poveri non solo sono destinatari della nostra opera, ma sono i protagonisti della storia, forse i protagonisti più efficaci, magari noi non ce ne accorgiamo, della storia e così via. Da questo punto di vista faccio una considerazione finale. Se Monsignor Moietta è stato in Cristo pastore della Chiesa che dona se stesso come Cristo, pastore della Chiesa soggetto comunitario, pastore della Chiesa missionaria tutta, tutta missionaria, anche i più poveri, anche gli ultimi, è chiaro che per me è stato un vescovo normale. Cioè non poteva non essere che questo. E allora mi preme proprio riscattare, no? Monsignor Moietta da quell'immaginario di straordinarietà di cui spesse volte alcuni lo circondano, pensando di fare del bene, con affetto, con amore, per carità. La loro intenzione è bellissima. In verità, Monsignor Moietta è un vescovo. Un vescovo che, con l'aiuto dei tempi, fuor di dubbio, del Concilio e di altri, ecco, si è potuto liberare da tutte le incrostazioni culturali e istituzionali che spesse volte imprigionano il compito, la figura di un vescovo. Che cosa vuole? Non sempre si indovina il processo di incarnazione. È chiaro che anche un ministero come quello del vescovo deve incarnarsi, però non tutte le incarnazioni sono secondo lo spirito del Vangelo. Molte espressioni della Chiesa sono incarnate in una maniera sbagliata. Abbiamo rischiato anche noi di colonizzare in terra di missione, non ce ne siamo accorti, pensavamo fare del bene, ecco. In questo senso, ancora una volta, ecco, per me Monsignor Moietta ha costituito il dono di un pastore secondo il Vangelo, normale come doveva essere. È il normale che va considerato vero straordinario. È il normale che va considerato il vero straordinario, mentre che la normale non dovrebbe verificarsi. Le dico subito che questi prodromi di questa nuova Chiesa conciliare oggi hanno raggiunto un buon livello di maturazione, perché Papa Francesco è non da isolare, da vedere da solo, ma è da vedere nella Chiesa tutta, perché lui esprime veramente il cuore, l'animo, la vita della Chiesa di oggi, che gliela ridico in due battute: è Chiesa in uscita verso le periferie fisiche ed esistenziali, è Chiesa ospedale da campo, è Chiesa dove i ministeri non sono burocrazia e noi non siamo degli impiegati magari ad orario, abbiamo sempre un rapporto diretto con la gente, una Chiesa che ha una pastorale di integrazione, perché accoglie tutti secondo come sono, e poi vediamo, una volta che li abbiamo accolti, cosa possiamo eventualmente, ecco, migliorare per loro. È una Chiesa sinodale, che è quanto dire. Il fatto stesso che lui si è circondato anche di un consiglio di 8 cardinali la dice lunga. Il fatto che per il Sinodo dei Giovani ha voluto consultare
consultare tante espressioni di chiesa, la dice lunga, è un momento veramente bello. Io dopo 56 anni vorrei ricominciare da capo, perché questa bellezza ancora non l'ho vissuta e non riesco a viverla come desidererei. Mi affido al Signore e allo Spirito del Signore, chiedendo perdono di tutto ciò che non sono riuscito a vivere e a operare.